volevamo dare in questi 5 minuti una velocissima anteprima. Quindi alcuni dati essenziali, non tanto per conoscere la situazione, quanto per ragionare su soluzioni, perché poi alla fine abbiamo intervistato imprenditori, quindi come immagino molte delle persone all'ascolto saranno curiosi di capire, ecco, che cosa hanno detto. Vedremo un piccolo estratto, vado subito in presentazione, quindi assistimi poi tu se per caso, perché io dal momento che presenterò non vedrò più voi, ma voi vedrete me. Quindi, e poi soprattutto è molto più interessante ascoltare quello che avrò da presentarvi. Allora, vado subito in presentazione. Elena, mi confermi che si vede lo schermo? Ti confermo e ti sentiamo, procedi pure, grazie. Perfetto, ottimo. Allora, come abbiamo detto, abbiamo condotto, vado subito al punto, abbiamo condotto questa indagine in maniera indipendente proprio su imprenditori. Quali imprenditori? Giusto per darvi un insight, quindi un primo stimolo e punto di vista, gli imprenditori abbiamo intervistato una panoramica di aziende di diverso tipo, quindi parliamo di imprenditori del nord Italia, quindi nello specifico le zone che, insomma, che vanno dall'Emilia Romagna, cioè il nord dell'Emilia Romagna e su, quindi Lombardia, Veneto, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria. Questo tipo di aziende divise nelle tipologie che vedete, quindi tra consulenza, horeca, turismo, settore molto particolare dato il momento, industria, produzione, commercio, edilizia. Qui abbiamo cercato e lo spaccato e le domande e risposte che vedremo assieme riguarderanno questo tipo di aziende, quindi quanto mai variegato, ma anche rappresentativo del nostro panorama imprenditoriale. Ecco. Vado avanti e, come ho detto, vi presenterò un estratto. La prima, vado subito, la domanda è qual è stata la risposta? La prima domanda è molto diretta, è stata la sua azienda ha dovuto confrontare periodi di chiusura totale o parziale? Ecco qual è stata la risposta, perché qui ci aspetteremo una quasi totalità di chiusure. In realtà le chiusure veramente prolungate hanno riguardato il 43%, quindi da un lato è certo, non è da sottovalutare, non è poco per alcuni mesi, ecco come hanno affermato gli imprenditori che ci hanno ascoltato. Tuttavia, rispetto a quello che si sente parlare in giro, è un dato sicuramente meno evidente, perché solo a sentire telegiornali si rischia di avere un'impressione delle aziende italiane completamente chiuse o allo sbando. Non è così. Dall'altro lato c'è da sottolineare due punti interessanti che volevo condividere, al di là dei dati specifici che vedete a schermo. Uno riguarda il fatto che chi ha affrontato o sta affrontando periodi di chiusura ha una prospettiva legata alla sopravvivenza, quindi sicuramente non è il momento migliore o più facile per fare l'imprenditore e decidere di crescere, proprio per cambiare una situazione che effettivamente non è modificabile, possiamo lamentarci, ma quella è quello. Quindi, primo ragionamento è sicuramente non è questo tipo di chiusura ha portato una distanza tra gli imprenditori e il loro mercato. Quindi, il ragionamento che volevo lasciare era questo, che se in generale si può dire non è facile, questa distanza dal mercato, quindi dai clienti, ha portato sicuramente una vera difficoltà per gli imprenditori, non tanto per la chiusura che, come vedete, non ha riguardato tutti o non tutti quanti allo stesso modo, quanto proprio per la distanza dai clienti e l'innovazione, quindi il futuro delle aziende risiede, guarda caso, nei loro clienti. Se si mette distanza tra l'azienda e i clienti, questa sicuramente non è una situazione ottimale. Quindi già questa domanda ci fa riflettere su questo punto. Come ritrovare il contatto o quanto è importante ritrovare un contatto che forse a causa maggiore a livello fisico si è distanziato tra le aziende e i clienti, anche se non tutte. Domanda anche interessante, passo alla prossima. La sua azienda ha fatturato più o meno rispetto al 2019? Anche questo era interessante. Il fatturato in realtà, come dice la nostra slide, vive perché un forte calo è stato registrato solo nel 50% dei casi.
anche in questo tipo di domanda vediamo addirittura un 10% aumentato il fatturato, un 15% è rimasto uguale, un 25% un leggero calo. Cosa vuol dire? Che solo vivere di telegiornali e notizie allarmistiche vuol dire cadere nella trappola di chi deve giustamente vendere delle notizie per fare notizia. Chiaramente il fatto che le aziende invece stiano combattendo, siano in prima linea, molti imprenditori addirittura non hanno, molti imprenditori vuol dire il 50% del campione analizzato non ha registrato un calo significativo o addirittura in aumento, significa comunque che le aziende sono vive e hanno nel senso possibilità assolutamente di crescere, ma anche di esprimere la propria essenze, i propri prodotti, i propri servizi, il proprio sviluppo. Parliamo di quel 50% invece, certo che se sommiamo la distanza dei clienti di cui prima con le risorse in calo, ecco, uno spunto utile per gli imprenditori è: bene, se ho meno contatto con i clienti, quindi una difficoltà a interpretare il mercato, o meno risorse perché il fatturato è in calo, come faccio a affrontare un futuro in cui in realtà, come per tutti, come per noi, qualsiasi azienda, il futuro richiede crescita, sviluppo, innovazione. Come faccio con meno risorse e meno clienti o meno contatto con i clienti? Bene, per questo tipo di aziende il nostro, diciamo, consiglio, ma in realtà il ragionamento che volevamo lasciare questa sera è proprio: bene, che tipo di alleanze hai pensato per la tua azienda? Perché questo sarà un elemento decisivo. Alleanze vuol dire creare, non dico necessariamente con i competitor, ma creare con aziende vicine delle strategie in cui ci si pone e si cerca di affrontare il mercato assieme. La domanda è semplicemente questa: ci le avete? Cioè ognuno di noi ha pensato alle strategie di alleanza? Perché senza la benzina, ovviamente, la benzina è fatturato, è difficile affrontare il mercato e potrebbe essere un mercato dove i competitor in realtà questo genere di ragionamento e questo tipo di alleanze le stanno già facendo, oppure sono talmente grossi che affrontati da soli con meno risorse diventa ancora più difficile. Vado ancora avanti, vado veloce così per lasciarvi dei flash. Gli abbiamo anche chiesto agli imprenditori quali azioni la sua azienda ha pensato per il 2021 in modo da affrontare la situazione. Questo è quello che è emerso. Giusto per vedere, quelle che vedete in blu sono le prime risposte, quindi quelle di impatto, poi successivamente quelle arancio le seconde, le terze risposte, le quarte risposte. Cosa si evidenzia da questo grafico? Si evidenzia prima di tutto che il cambio di modalità di lavoro in generale è stato quello più votato, ma la prima risposta d'impulso è stata cassa integrazione. Questo non è un buon dato se lo sommate a riduzione del personale, che potete vedere al quarto posto nel nostro istogramma. Qual è tuttavia il consiglio operativo, giusto per non disperarsi in maniera sterile? Bene, semplicemente che in realtà gli imprenditori stanno dicendo: se devono cambiare le modalità di lavoro, se devo impostare parte del lavoro da casa, lo smart working, questa è una opportunità in realtà per le aziende. Cambiare il metodo di lavoro è il miglior modo per affrontare un mercato che è necessariamente cambiato, piuttosto che vivere una situazione in cui si aspetta, si spera nel semaforo verde. Ieri è iniziata la Formula 1, ecco, non c'è un semaforo verde da aspettare, è una situazione che tornerà come prima, è un mercato cambiato, sicuramente ci sono nuove abitudini. E la risposta solo di cassa integrazione o riduzione del personale o chiusura temporanea, come vedete le risposte dei nostri colleghi imprenditori, possono non bastare. Possono bastare per sopravvivere, ma non sono sufficienti per affrontare invece un mercato in evoluzione. La tanto declamata resilienza in questi casi rischia di essere più un danno che un beneficio, perché le aziende non devono tornare a una situazione precedente, ma devono trovare un nuovo modo di interpretare il mercato. Da notare un piccolo spunto che poi lasceremo, approfondiremo con gli altri relatori della serata: semplicemente cambiare modalità di lavoro significa puntare sulle persone. Abbiamo parlato di innovare le aziende si innovano innovando le persone. Quindi sicuramente comprendere un clima aziendale nel momento in cui ci sono cambiamenti addirittura drastici, nel senso cassa integrazione, riduzione del personale,
questi sono elementi drastici, tra virgolette, bene, quando ci sono dei cambiamenti, le persone, quello che si chiama reskilling, cioè rivedere le competenze delle persone all'interno, sarà un altro elemento chiave e di successo tra aziende che sapranno adattarsi rispetto ad aziende che non sapranno adattarsi e si ridurranno purtroppo in alcuni casi assolutamente alla sopravvivenza, ma la sopravvivenza non è quello di cui volevamo parlare questa sera. Ultimo dato, così come detto, è assolutamente un'anticipazione, la ricerca è più ampia e sarà disponibile gratuitamente ovviamente a chi ce la richiederà, è legato all'e-commerce. Volevamo lasciarvi questa chicca perché, chicca insomma per modo di dire, perché guardate cosa è stato risposto, la sua azienda fa e-commerce, nel 64% le aziende hanno detto, gli imprenditori, perché abbiamo intervistato esclusivamente imprenditori, hanno detto no, non è adatto al mio business. Sembra un dato scontato, non tutti sono Amazon, tuttavia l'approccio online, lo vedremo, a diversi livelli non vuol dire vendere necessariamente i prodotti online. È ovvio che un'azienda che fa produzione difficilmente avrà un approccio o dovrà avere un approccio tipo Amazon nel senso di vendita online così intensiva, però potrebbe vendere le sue competenze, potrebbe vendere degli incontri, potrebbe vendere dei servizi. Ecco, trascurare e dire subito no, l'e-commerce non è adatto alla mia azienda, torniamo al punto di prima. Cioè, questo tipo di restrizioni, questo tipo di lockdown, di crisi a tutti gli effetti che hanno affrontato gli imprenditori, deve portare a riflessioni proprio sul modello di business. E il modello di business si innova portando, come dicevamo prima, nuove competenze, nuovi modi di pensare, nuove skill all'interno dell'azienda è un modo diverso di pensare, altrimenti si rischia veramente solo di aspettare dei fondi per ripetere, ricreare un modello di business che comunque, ci piaccia o no, in molti casi, non in tutti, abbiamo visto nel 50% dei casi, ha portato a delle perdite significative. Perché non adatto, perché non significativo, ripeto, non sto ad approfondire le altre domande dove abbiamo riflettuto con gli imprenditori in merito a questo punto. Mi avvio alla conclusione, perché in realtà la conclusione vuole essere un messaggio, come vedete c'era già il nostro cartello, è aziende, che poi sarà il titolo della nostra relazione, recupero, ristrutturazione. È ovvio che il messaggio, la provocazione finale, vuole essere proprio questa. Cosa vuoi che sia il 2021? Lo stai ripensando, stai solo aspettando di recuperare o vuoi prendere l'occasione e ristrutturare il modello di business? Ovviamente non è semplice, ma la ristrutturazione è il nostro consiglio. E d'altronde, lasciatemi dire, se fosse semplice non sarebbe il mestiere di un imprenditore, perché impresa, come sappiamo, la parola stessa vuol dire qualcosa di eccezionale. Ultimo messaggio, ovviamente il report gratuito, basta che ce lo chiediate nei contatti che lasceremo qui e molto piacevolmente ve lo lasceremo.